Anch'io subisco. Cerchio Esseno attraverso NT a cura di VB Yogananda. Ummani Padme Hum. La pace sia con voi, figlioli. Nel desiderio di crescita spirituale, molte creature incarnate sentono l'insopprimibile necessità di conoscere se stessi e quindi diventa necessario fare dell'assioma Noscete Ipsum la vostra realtà. Quando voi credete di poter trascendere le barriere della materia, allora incontrate subito degli ostacoli che sono di livello mentale e psicologico, in quanto il corpo che siete costretti a rivestire è ottundente e pesa come un macigno sulla capacità dell'entità di trascendere il suo stato materiale. Purtroppo anch'io subisco la difficoltà delle condizioni umane, ma quando riesco a manifestarmi sento che c'è una liberazione del mio animo e, come insegnavo da incarnato le verità nascoste ai miei simili, io sento che per voi posso fare qualcosa che vi aiuta a superare gli ostacoli della materia. Quindi, figli, quando voi riuscite ad immedesimarvi quel tanto che basta per introspezionare il vostro io, sappiate che voi potete veramente fare dei miracoli sia sul piano materiale che sul piano spirituale. La potenza della mente, se riesce a liberarsi dalle pastoie della materia, è una potenza che non ha più vincoli. La pace sia con voi. 52 minuti e 22 secondi. Alexander, 52 minuti e 33 secondi. Eccomi di nuovo a voi. Purtroppo, come avrete capito sicuramente, è come cercare di raschiare il fondo di un barile. Finché ci riusciremo, bene. Ma se voi saprete concentrare il vostro pensiero propositivo sullo strumento, non con le parole, non con gli atti materiali, soltanto con il pensiero, questi pensieri produrranno energia. Ma anch'io sono costretto a lasciarvi. Mi raccomando, pensate a noi, anche perché i vostri pensieri, quando ci giungono positivi, aiutano noi tutti quanti a essere più attivi. Giulio, tu sai che io ho iniziato su tua indicazione questa analisi più approfondita sulla pietra che tu hai portato a Vitaliano. Volevo chiederti se mi puoi dare qualche ulteriore indicazione. Alexander, dunque, ora dovreste avere le apparecchiature giuste del CNR, come c'erano un tempo per il cerchio Esseno. Tu purtroppo devi operare ai margini di queste possibilità tecnologiche, vero? E allora io direi di bombardare, se ci riesci, non tu certamente, questo apporto con gli ultrasuoni. E vedrete la ridondanza. Questo so perché me lo stanno suggerendo. Questo posso dirti. E naturalmente ti ringraziamo, perché tu operi molto bene e la prossima volta, se ci sarà la possibilità, porteremo un dono alle tue figlie.